al vincitore. Allora, non esistono le scommesse nel trail running, però io alla partenza ho detto a Davide: ci fosse scommesse io 2 euro le gioco sulla Daelli. E lui mi ha detto: però anche se il casting di partenza era tosto. E allora veloce, piano giù, e è andato via subito, direi. E beh, mi hanno detto che mi hanno visto ridotto 12-13, che era tipo un minuto e mezzo, due. Faccio su di te. E io ero qua. Ecco, tu eri. Avevo due subito avanti. Rimani qua perché forse siamo proprio a commentare insieme l'arrivo del secondo in classifica. Sì, è vero, eccolo qui. Secondo, Giulio Piana. Ecco qua, grande Giulio. Grazie. Grandissimo, complimenti. Grazie. Allora, finiamo il tatò. Continuiamo l'intervista, poi rimani qua con noi. Allora, dicevi, al ristoro eri quarto, ti hanno detto sei quarto. Poi diciamo che all'ultimo, nello scollinamento, lo vedevo un po' lontano. Poi l'ho più o meno, ci siamo più o meno ripresi all'ultimo GPM, Monte Ebro. Giusto? Monte Ebro, sì. E poi ho provato ad andare via un attimo in discesa su Corrigle. Avevo guadagnato tipo un minuto, poi sono dovuto fermare a soliti problemi intestinali. E quando sono ripartito mi aveva ripreso. E poi niente, abbiamo fatto l'ultima salita più o meno assieme. L'ho staccato giusto in cima e poi io ho guadagnato più che altro in discesa. Come dice Luoba, tu hai una caratteristica che è contraria a tutti quelli che corrono. Tu riesci a partire piano. No, non è che parto piano. E parto più, cioè più forte di così non riesco. Infatti avevo il fiatone per stare dietro al secondo e al terzo. Eppure mi hanno staccato. Poi vabbè, sono loro che rallentano alla fine. Allora sei un diesel. Può essere, sì. Bene, bene. Comunque, quanti anni hai, Stefano? Sei giovanissimo. No, 26. La metà dei miei, perché sei giovanissimo. Però li porta bene. Te li porti bene, diciamo così, che non li dimostri. Complimenti, tanto sei anche, ricordo, parlato del fresco di laurea, giusto? Sì, dall'anno scorso. Ecco, ricordavo questo. Bene, complimenti, facciamo ancora un applauso. Stefano Radelli, vincitore della gara sui 44 chilometri. Abbiamo perso Giulio, eccolo qua Giulio. Abbiamo anche il papà. Vieni, Giulio. Di Stefano che gongola, che correrà lui invece la 10 km. Passiamo con Giulio. Allora, devo dirti la verità, io ho avuto anche il piacere di raccontarti molte gare, tue grandi prestazioni e so del tuo valore, però sapevo che la Daelli era forte e che ti avrebbe dato del filo da torcere. Beh, diciamo che quest'anno è un po' particolare perché ho iniziato tardi a gareggiare e quindi è uno sport che adesso non si improvvisa più. Magari una volta potevi all'inizio della settimana decidere la gara da fare il weekend, invece ora bisogna comunque fare un lavoro invernale e poi dopo c'è anche un lavoro quotidiano che per impegni familiari ho fatto fatica a fare, ma è poi anche bello, nel senso che in ogni caso questo sport è una festa, quindi io sono contento di essere qua e sapevo che mi mancava un po' di ritmo perché non gareggiare lo perdi, e un po' di velocità, quindi ci sta, ma è bello, è, ripeto, che è sempre una soddisfazione e un successo, quindi sono contento. Comunque la prestazione cronometrica è ottima, cioè hai fatto una buonissima gara, voglio dire, non è che la tua gara non è stata positiva, diciamo che hai trovato un ragazzino. Certo, adesso è difficile che, insomma, meno male il livello si è alzato, quindi è normale trovare più competitività magari rispetto a una volta, e poi noi invecchiamo un po', quindi c'è anche questo componente che incide, ma insomma tutto positivo, dai, non ci possiamo lamentare. Ancora un grosso applauso a Giulio Piana, che ritroveremo nel pomeriggio per le premiazioni. Ottima settimana.